Heather McPallister. Come abbiamo detto nei giorni scorsi, sono state depositate le opposizioni per convincere il GIP a disporre nuove indagini. L'avvocato Nicodemo Gentile ha depositato un fascicolo secondo indiscrezioni di circa 137 pagine. Si ripercorrono contraddizioni televisive, si rifanno ipotesi medico-legali, si chiede di continuare con le indagini. Invece l'avvocato di Veronica, la nipote di Liliana, ha depositato un atto di 29 pagine, tra cui si farebbe riferimento al famoso segreto di Liliana. In realtà i segreti sarebbero due, uno del 1985, uno del 1993, ma in ogni caso è molto difficile che fatti così lontani abbiano avuto ripercussioni nel 2021. È stato di parola anche Sebastiano Visintin, che come promesso si è opposto, ha presentato anche lui un fascicolo dettagliato di 8 pagine. Speriamo che queste tre opposizioni riescano in qualche modo a portare un po' avanti la vicenda fino ad ottenere chiarezza.